Alice oggi in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, intervento su sicurezza stradale, carenza di autisti, documento unico di circolazione e revisione dei veicoli pesanti. La BCE va avanti con la stretta monetaria, Lagarde a luglio un nuovo aumento dei tassi di interesse, governo italiano contrario, Tajani così è recessione, Salvini scelta pericolosa. Putin ringrazia l'esercito, avete fermato una guerra civile, la Wagner consegnerà le armi pesanti alla difesa russa, il cardinale Zuppi in missione domani e giovedì a Mosca. Il nuovo codice della strada oggi in CDM, stretta su neopatentati, guida in stato di ebbrezza e monopattini, sul tavolo anche la nomina del commissario per l'alluvione in Emilia Romagna. La fiducia delle imprese a giugno cala per il secondo mese consecutivo, ma migliora di 3,5 punti il sentiment dei consumatori ai massimi da febbraio 2022. Buonasera. Alice in audizione questo pomeriggio alla Commissione Trasporti della Camera. Diversi i temi trattati a partire dalla sicurezza stradale con il vicepresidente Marcello Di Caterina che nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di rafforzare i controlli e i sistemi di educazione stradale. L'audizione informale ha rappresentato inoltre un'occasione per discutere della carenza di autisti di mezzi pesanti operanti nel trasporto merci. In Europa mancano circa 600.000 conducenti, ha ricordato Di Caterina. Riteniamo sia necessario intervenire con maggiori incentivi per le assunzioni, ridurre costi e tempi di accesso alle professioni e prevedere più sostegni agli enti di formazione. Affrontato anche il tema della carenza di organico ed operatività negli uffici della motorizzazione civile, mentre in materia di revisione dei mezzi pesanti, secondo il vicepresidente di Alice, è necessario prevedere la facoltà di affidare in concessione a soggetti privati le revisioni dei veicoli pesanti, estendendo inoltre la possibilità di effettuare le revisioni periodiche presso le officine private autorizzate anche ai veicoli ATP e ai loro rimorchi. Infine, in merito al documento unico di circolazione, Marcello Di Caterina ha sottolineato l'importanza di semplificare e digitalizzare le relative pratiche amministrative. Ma veniamo ora agli ultimi aggiornamenti sulla situazione in Russia. L'esercito e le forze di sicurezza russe hanno impedito lo scoppio di una guerra civile. Con queste parole il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato i suoi soldati, affermando inoltre che se non fosse stato fermato l'ammutinamento del gruppo di mercenari, i risultati ottenuti finora nel conflitto in Ucraina sarebbero andati perduti. Nell'ultimo anno lo Stato ha finanziato la Wagner per 86 miliardi di rubli, ha aggiunto Putin, spero non sia stato rubato nulla. Oggi le autorità russe hanno archiviato il procedimento penale contro Prigozhin, atterrato oggi a Minsk, mentre per neutralizzare il gruppo paramilitare ribelle le armi pesanti della Wagner saranno consegnate all'esercito di Mosca. Il presidente bielorusso Lukashenko ha ammesso che durante la ribellione del gruppo paramilitare un'intera brigata era pronta per essere trasferita nella Federazione Russa. Non sono riusciti a spaccare il paese, aveva detto ieri Putin, mentre il capo della Wagner, Prigozhin, ha invece negato l'intenzione di rovesciare il governo russo. Un'attesa durata 2 giorni, tra le voci più disparate che lo davano addirittura in fuga dal paese. Alla fine, a tarda serata, Vladimir Putin si è rivolto in TV alla nazione per dire che il pericolo è passato, che gli ammutinati non sono riusciti a spaccare la Russia, che i tentativi criminali di creare disordine interno sono falliti e che il paese è stato salvato dalla distruzione grazie alla fedeltà dei suoi militari e dei suoi servizi di sicurezza. Un discorso di non più di 5 minuti come quello di sabato mattina in cui il presidente aveva denunciato il tradimento mentre le milizie della Wagner si dirigevano verso Mosca. Abbastanza questa volta per assumersi il merito di aver evitato un bagno di sangue perché la rivolta sarebbe stata soffocata comunque, ma lui ha evitato di dare l'ordine di sparare sui rivoltosi prima che la marcia si fermasse a 200 km dalla capitale, grazie ufficialmente ad un accordo mediato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Putin ha quindi assicurato che manterrà la parola data, offrendo ai miliziani della Wagner la possibilità di trasferirsi in Bielorussia senza dover essere processati oppure di mettersi al servizio del Ministero della Difesa. Nemmeno una parola invece sul loro capo, Yevgeny Prigozhin. I neonazisti, ha scandito lo zar in abito e cravatta scuri con al fianco la bandiera russa, volevano che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse e soffocasse nel sangue.
E mentre sul campo sembra proseguire con successo la controffensiva ucraina, con il presidente Zelensky che ha dichiarato che le truppe di Kiev stanno avanzando in ogni direzione, sul fronte diplomatico assume decisa rilevanza la missione del Vaticano. Il cardinale Zuppi sarà infatti a Mosca domani e giovedì con l'obiettivo di favorire un'atmosfera di pace. Cambiamo argomento. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi a luglio. È necessario riportare l'inflazione al 2% qualunque cosa accada, ha confermato oggi Lagarde al forum della BCE di Sintra in Portogallo. Affinché ciò avvenga, dobbiamo garantire che le imprese assorbano l'aumento del costo del lavoro. Dichiarazioni che hanno raccolto il giudizio negativo del governo italiano. Una scelta insensata e pericolosa che colpirà famiglie e imprese, ha dichiarato il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, deluso anche il ministro degli esteri Tajani, che ha affermato così si rischia la recessione. Una lotta, quella all'inflazione, che per le banche centrali non è ancora finita. La guerra all'inflazione portata avanti dalle banche centrali non si è ancora conclusa, anzi si rischia nei prossimi mesi di innescare sempre di più una pericolosa spirale tra prezzi e salari. Il rapporto annuale della Banca dei Regolamenti Internazionali non potrebbe essere più esplicito nell'indicare i pericoli di un allentamento della stretta monetaria in questa fase. È ancora troppo presto, mentre c'è la necessità di proseguire con il rialzo dei tassi, come del resto già in programma da parte della BCE e della Fed. Il documento arriva alla vigilia del tradizionale forum dei banchieri mondiali che l'Eurotower di Francoforte organizza ogni anno a Sintra, in Portogallo, per fare il punto della situazione. Attesa soprattutto per gli interventi di Christine Lagarde e Jerome Powell in vista dei prossimi appuntamenti sui tassi il 26 luglio per la Federal Reserve e il giorno dopo per la Banca Centrale Europea. L'inflazione ha cominciato a rallentare quasi ovunque rispetto ai picchi massimi degli ultimi decenni, ma il lavoro delle banche centrali è tutt'altro che finito, avverte la Banca dei Regolamenti Internazionali, sottolineando come, nonostante la stretta monetaria più drastica che si ricordi in tempi recenti, l'ultimo tratto del percorso per arrivare a ripristinare la stabilità dei prezzi sarà il più complicato. È arrivato oggi in Consiglio dei Ministri il nuovo codice della strada, il disegno di legge di riforma voluto dal vice premier Salvini, che auspica il varo del provvedimento da parte del Parlamento in autunno. Prevede una stretta per i neopatentati che non potranno guidare le auto più potenti per i primi 3 anni dopo il conseguimento della patente. Tra le norme contenute nel testo anche misure stringenti per chi guida sotto l'effetto di alcol e droghe e per chi utilizza il cellulare. Il provvedimento fissa inoltre l'obbligo di indossare il casco in monopattino e nuove regole per ZTL e autovelox. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri sono giunti inoltre nuovi sostegni a famiglie e imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, oltre alla nomina del commissario straordinario per l'alluvione in Emilia-Romagna. La regione potrebbe presto ricevere un pacchetto di aiuti da circa 60 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea. I treni regionali tra Ravenna e Bologna riprendono la loro marcia quotidiana. I segni dell'acqua e del fango macchiano ancora i contorni di case, campi, asfalto e strade sterrate. I lavori di ricostruzione vanno avanti da mattina a sera. A un mese e mezzo dall'alluvione che le ha tolto il respiro, la Romagna di nuovo in piedi sulle proprie gambe resta in attesa dei finanziamenti. E le prime risposte potrebbero arrivare da Bruxelles, con un pacchetto di aiuti da 60,5 milioni di euro dalla riserva di crisi della PAC, tutti dedicati ad agricoltori e allevatori colpiti dalle inondazioni e dalla siccità, pronto a incassare il via libera nelle prossime 2 settimane. Per l'accesso al fondo di solidarietà la strada è invece ancora lunga e le risorse disponibili incerte. La prima stima, consegnata al governo dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, parla di danni per 8,8 miliardi di euro e, nell'attesa della nomina di un commissario dei primi stanziamenti nazionali, ad andare in soccorso degli agricoltori nell'immediato è Bruxelles. La Commissione Europea ha messo
emerso appunto un pacchetto di aiuti straordinari da 330 milioni di euro dalla riserva di crisi della PAC, che vale circa 450 milioni di euro l'anno, dei quali 60,5 per l'Italia, seconda beneficiaria dopo la Spagna, che riceverà 81 milioni. La proposta, avanzata su richiesta di Roma, Madrid, Parigi e Lisbona per rispondere agli eventi meteo avversi, planerà nei prossimi giorni sul tavolo del Comitato sull'Organizzazione Comune dei Mercati, pronto ad approvarla intorno al 5 luglio. E si è tenuta oggi inoltre la prima riunione operativa del CDA della Società Stretto di Messina, nel corso della quale, alla presenza del vicepremier Salvini, è stato presentato il cronoprogramma con l'obiettivo di passare al progetto esecutivo e all'avvio dei lavori entro l'estate 2024. Il ministro al MIT, Matteo Salvini, nel pomeriggio ha inoltre incontrato il commissario europeo ai trasporti Adina Vălean. Continuiamo con la pagina politica. Ieri il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto lavoro già approvato dal Senato. La giornata di domani sarà dedicata all'esame degli ordini del giorno, mentre il voto finale del provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 3 luglio, è previsto per giovedì. Inoltre è ripreso ieri il tavolo sulle pensioni tra esecutivo e parti sociali. Facciamo il punto con il prossimo servizio. Riparte il confronto sulle pensioni tra governo e sindacati ed è una corsa contro il tempo, visto che a fine anno scade la cosiddetta quota 103, quella introdotta dal governo Draghi, e per mancanza di risorse si rischia di tornare alla controversa riforma Fornero dell'allora governo Monti. La strada appare in salita. Al tavolo con il ministro del lavoro Calderone, le organizzazioni sindacali chiedono maggiore flessibilità in uscita, lamentando un'azione tardiva da parte dell'esecutivo. Il governo ci dica se finalmente intende fare sul serio una riforma strutturale della legge Fornero sulle pensioni. Si sono persi mesi preziosi, l'affondo del segretario confederale della UIL Proietti, mentre il leader della CGIL Landini torna ad accusare il governo di non riconoscere al sindacato il ruolo di un soggetto con cui negoziare e trovare una mediazione. Alla maggioranza nel Parlamento, afferma, ma non ha la maggioranza nel paese e pensa di usare questa maggioranza datagli da un sistema elettorale per cambiare il fisco, la sanità, addirittura la Costituzione. Intanto a luglio arriveranno gli aumenti delle pensioni minime previsti dalla legge di bilancio. Chi ha un assegno inferiore a 563,74 euro, chiarisce l'INPS, con la mensilità di luglio beneficerà di un incremento dell'1,5% se meno di 75 anni e del 6,4% se ha più di 75 anni. Resta alta l'attenzione del governo anche in merito alla ratifica del MES con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che punta a rinviare la questione a settembre. Da una parte il pressing delle opposizioni sul caso Santanchè, dall'altra il rebus del MES che ha creato un cortocircuito nella stessa maggioranza. Sarà alta l'attenzione del governo verso ciò che succederà in questi giorni in Parlamento, dove tra l'altro Giorgia Meloni si presenterà mercoledì per le comunicazioni alla vigilia del Consiglio europeo, in cui terrà anche un aggiornamento sulla crisi russa. Nel centrodestra si lavora per evitare che nelle stesse ore alla Camera la Commissione Esteri voti il progetto di legge sulla ratifica del MES, atteso poi il giorno dopo in aula. Dopo l'inedito aventino della maggioranza di mercoledì scorso in commissione e le tensioni tra Fratelli d'Italia e Lega nella gestione della delicata ricerca di una exit strategy politica, Meloni ha già chiarito che è opportuno rinviare l'esame. Non ha detto chiaramente fino a quando, ma tutto lascia intendere che l'obiettivo sia scavalcare l'estate. La coalizione di governo proverà a spingere per il rinvio nella capigruppo della Camera in programma mercoledì, dove troverà un'opposizione battagliera da PD e Terzo Polo, che più di tutti sostengono la ratifica del trattato salva stati. A unire tutte le opposizioni in questi giorni è invece la richiesta a Daniela Santanchè a presentarsi in Parlamento per dare chiarimenti sulle sue imprese dopo l'inchiesta giornalistica di Report. La ministra del turismo ha assicurato a Giorgia Meloni di non essere indagata, ma la premier si attende che vada in aula. Le evoluzioni dell'inchiesta a Milano per bancarotta e falso in bilancio potrebbero portare a scelte drastiche.
A giugno il clima di fiducia delle imprese diminuisce per il secondo mese consecutivo e si posiziona sul livello più basso dallo scorso dicembre. Tendenza inversa invece per il sentiment dei consumatori, salito di 3,5 punti a 108,6 ai massimi da febbraio 2022. Intelligenza artificiale, uno dei temi al centro della nuova puntata di Alice Channel Talk, in rete stasera alle ore 21 sui nostri canali social. Ospiti di Roberto D'Antonio, la talent acquisition di Manpower, Chiara Russo, il direttore operativo di Pesci Attrezzature, Stefano Quarena, il business development director di Asco Service, Umberto Cavallaro, e il responsabile Italia Distribution Technologies, Ilaria Portaluri. Vediamone un estratto. Beh, prima di tutto non è sempre da vedere in maniera negativa, perché ad esempio il nostro brand oggi si sta evolvendo verso l'utilizzo di un'intelligenza artificiale proprio per la ricerca di talenti che possano portare un wow importante nelle aziende. Noi nella fase di caccia di teste utilizziamo dei nuovi sistemi proprio di intelligenza artificiale che ci vanno a, diciamo, a profilare i candidati sulla base di alcune skills importanti che sono fondamentali in alcuni contesti aziendali. Se l'accettiamo come una nuova tecnologia, quindi la trattiamo come abbiamo fatto con tutte le altre grandi rivoluzioni, no? Quindi la facciamo nostra, piano piano democratizziamo l'accesso a questa tecnologia, beh, forse ci può realmente aiutare a lavorare come la macchina. Noi oggi saliamo su una macchina, abbiamo 250 cavalli, probabilmente domani potremo lavorare con accanto 250 cervelli. Allora questo potrebbe essere veramente utile, però c'è bisogno di un lavoro davvero di squadra. Va equilibrata la velocità della digitalizzazione, la velocità dell'implementazione di queste intelligenze artificiali con la sostituzione del fattore umano, giustamente come accennava adesso, in quanto altrimenti ci si troverebbe troppo orientati a un'automatizzazione che comunque sarebbe incontrollata. E continuiamo a parlare di intelligenza artificiale. L'autorità portuale di Valencia ha recentemente annunciato l'avvio della sperimentazione di un algoritmo per la gestione del traffico interno dei veicoli industriali. Analizzando una serie di dati, il sistema è in grado di proporre un modello predittivo per la gestione dei flussi interni allo scopo di prevedere le attività terminalistiche con giorni di anticipo. Si tratta di un progetto, si legge in una nota rilasciata dall'autorità portuale valenciana, che rappresenta un vantaggio competitivo per terminal e vettori che potranno pianificare e gestire in modo più efficiente i carichi e i tempi di lavoro. E restiamo in ambito portuale, 600 milioni di euro, è questa l'entità del maxi bando pubblicato dall'autorità di sistema portuale di Napoli e Salerno per il rinnovo dei due scali campani. In tutto si tratta di 18 appalti suddivisi in 5 lotti, il cui scopo è velocizzare l'esecuzione dei progetti già attivi, in parte finanziati dal fondo complementare del PNRR. La mobilità elettrica traina l'occupazione. Secondo uno studio condotto dalla Rome Business School, l'adozione di veicoli elettrici porterà entro il 2030 alla creazione di oltre 17.000 posti di lavoro nel settore automotive italiano. Opportunità occupazionali che riguarderebbero una vasta gamma di comparti, dalla produzione di nuovi veicoli alla realizzazione di una rete di ricarica adeguata attraverso lo sviluppo di nuove competenze. Intanto in Italia resta elevata la quota di auto vecchie e inquinanti. L'ultimo report di ACI parla di oltre 3,7 milioni di auto in circolazione matricolate prima del 1993, la maggior parte classificate come Euro 0. Una distribuzione non omogenea a livello territoriale, le vetture più vecchie infatti circolano soprattutto al sud, con la Campania al primo posto con il 17% di auto inquinanti. Il report ha inoltre evidenziato che l'aumento delle auto elettriche e ibride nel 2022 è stato del 49% rispetto all'anno precedente, con picchi di circa il 160% in Valle d'Aosta e del 70% nel Trentino.
E continuiamo a parlare di auto, questa volta di taxi che a fronte della grande ondata di turisti in viaggio nel nostro paese risultano essere troppo pochi, scatenando una vera e propria emergenza. File chilometriche alle stazioni e negli aeroporti, mancanza di vetture, tempi di attesa infiniti al telefono per ordinare un taxi. Da nord a sud della penisola è emergenza auto bianche, una situazione esplosa in tutta la sua criticità con il boom di turisti da Pasqua a oggi nelle principali città italiane. Incontreremo tutte le sigle dei taxi perché non ci possiamo permettere che un turista debba fare decine e decine di metri di coda negli aeroporti e nelle stazioni. Questo è il nostro biglietto da visita, ha detto la ministra del turismo Daniela Santanchè. E intanto i comuni cercano di correre ai ripari. A Milano la riapertura del bando per le collaborazioni familiari a 16 ore, cioè le doppie guide, che si chiuderà tra circa una settimana, e la revisione dei turni di servizio con l'obiettivo di una distribuzione equa dell'offerta anche nelle fasce più critiche, in particolare quelle serali e notturne, sono le due azioni messe in campo da Palazzo Marino per far fronte alle criticità del servizio taxi. Al momento ci sono 5.404 taxi nel bacino aeroportuale di Milano, di cui 4.855 in città. A Roma parte la piattaforma telematica che permetterà ai titolari della licenza di far guidare il proprio taxi ad un altro conducente. Nella capitale operano 8.000 auto bianche, mentre a Napoli il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato per mercoledì la riunione di un comitato che valuterà la possibilità della doppia guida per aumentare il numero di ore di servizio delle auto. È stata trovata un'intesa sull'acquisizione di materie prime critiche. Nella giornata di ieri il ministro tedesco dell'economia Robert Habeck ha incontrato a Berlino il suo omologo francese Bruno Le Maire e il ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso. Durante il vertice hanno discusso delle sfide che in futuro si dovranno affrontare e hanno concordato di cooperare per sostenere le rispettive industrie. Con l'incontro di Berlino, ha dichiarato il ministro Urso, inizia per la politica industriale europea una nuova fase che ci consentirà di affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. Con questa notizia si chiude il TG di questa sera. Noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo come di consueto appuntamento domani alle 15 con il TG Flash e alle 19 con il TG News. Buona serata.